I'm done. Dalle passerelle alla TV, dalla TV al cinema, dal cinema di nuovo alle passerelle, ma questa volta come stilista. Lei è Vanessa Incontrada, artista poliedrica al suo debutto con una nuova collezione disegnata per Elena Miró. E noi l'abbiamo incontrata a Milano nel backstage poco prima della sua sfilata. I'm a dolphin trapped in a bay. The moon is crying, everything is gray. C'era una volta l'atelier, suggestiva e più vera anima progettuale e artigianale di una casa di moda, centro nevralgico e punto d'incontro tra diversi percorsi e saperi professionali, necessari alla creazione di una collezione. C'era, e naturalmente c'è ancora, seppur mutato in base alle dinamiche dei tempi e alle nuove esigenze della clientela del terzo millennio. Le stesse intuite dal brand Elena Miró, che partendo proprio dalla definizione di atelier, lo ha rivisitato in chiave contemporanea, rendendolo uno stimolante cantiere creativo, laboratorio di idee, ufficio stile e archivio. Arricchito dalla presenza e dal contributo di Vanessa Incontrada, ideatrice d'eccezione della prossima collezione Primavera-Estate. Ho provato questo mondo che io conoscevo, il mondo della moda, io sono nata nel mondo della moda, ma non dietro le quinte. E stare dietro le quinte è una cosa che mi affascina da morire, mi piace sempre di più. Dietro le quinte c'è sempre un qualcosa di... un'emozione molto diversa da quello che è sul palcoscenico. Questo mi hanno dato, l'emozione del sistemare il capo prima di uscire e che cosa sarà e se piacerà, non piacerà, la critica. Ho usato stampe, molte stampe, e soprattutto colori, quindi il color sabbia, il color senape, il color rosso fuoco. Ho usato dei tessuti come la seta, il lino, ma soprattutto la seta, perché credo che è un tessuto che tutte noi amiamo mettere, soprattutto d'estate. E quest'anno sto puntando tantissimo all'età. Nel senso, il messaggio che io voglio dare è che anche una donna di 20, 30 anni si possa avvicinare al nostro mondo ed uscire con i vestiti di Elena Miró. L'origine della parola atelier è cantiere. Cantiere nel senso che all'interno di questo studio laboratorio ci sono tantissime aree, c'è la modellistica, c'è ovviamente la ricerca di materiali, le stampe, la sartoria e soprattutto c'è lo stile e il design. E questo naturale cantiere è dove accadono le magie. E quindi nel nostro atelier noi sviluppiamo tutte quelle che sono le idee creative di collezione. È una piattaforma che tocca poi tantissimi ambiti, ma è il momento, come dire, il momento magico del nostro lavoro. E devo dire che in questo senso Vanessa per noi è un acceleratore incredibile, perché Vanessa ha una visione che è illuminante su quello che è la nostra donna, la donna Miró. Che è una donna che ha bisogno di quotidianità, ma una quotidianità un po' speciale, non scontata, non banale. Abbiamo avuto fortuna a trovare Vanessa che rispecchia totalmente il marchio e lei è entrata subito in armonia con la nostra azienda, con la nostra persona, con me. Parliamo spesso in modo molto informale, proprio fluida, e lei è diventata parte della nostra squadra. Lei vive dentro questo atelier, lei vive del sviluppo del prodotto, ha un'intimità con un'azienda pazzesca. Io penso che tutte le persone che vedono i nostri capi, che vedono le nostre sfilate, sentono questa armonia, questa feeling fra di noi.